bilanciare il problematico Salai, specie negli ultimi anni, ci sarà Francesco Melzi, a cui Leonardo lascerà tutti i suoi scritti. L'uomo di fiducia, quindi. Ma morto Francesco, i fogli di Leonardo inizieranno una dolorosa odissea nel disinteresse generale che porterà fino a noi, attraverso il burrascoso mare dei secoli, probabilmente solo la metà di tutto quello che egli ha scritto. Non sappiamo quante ore quest'uomo dorma. Sappiamo però di una sua curiosa invenzione, una sveglia ad acqua collegata tramite una cordicella al suo piede, che viene tirato all'ora della sveglia. Insomma, dalla feroce praticità della sua invenzione, capiamo che l'uomo dormirebbe più di quello che si conceda. E sapendo ormai come egli sia capace di dimenticare cibo e riposo quando è sulle tracce di un'intuizione, ci convinciamo che Mastro Leonardo non è un ghiro. E tuttavia, un accenno al sonno si trova nei suoi manoscritti. Come una giornata spesa a lavorare da un dolce sonno, una vita spesa bene da una dolce morte. Leonardo non è vegetariano, perché sappiamo che mangia il pollo e progetta una cucina per fare la carne affumicata. Ma fa di più, molto di più. Nel vagheggiare una città ideale in cui la viabilità dei carri avviene in tunnel sottostanti e quella dei pedoni su strade soprastanti, immagina una casa automatizzata, in cui tirando un'asticella l'acqua sale fino al secondo piano, mentre nel riscendere attiva dei mulini interni. Acqua che irriga le piante, condiziona l'aria. Il concetto è igiene che si tramuta in energia. Ci saranno chiavistelli, porte blindate e camini a fuoco perpetuo con doppio scappamento. Nelle stalle il cibo sarà canalizzato e così l'evacuazione delle tane. Progetterà anche dei robot. Lo sguardo acuto del ragazzone di Vinci si spinge nel futuro fino a prevedere le nostre necessità. A proposito, nella sua città ideale, Leonardo si preoccupa che sia costruita in modo che non si possa pisciare negli angoli. Una notazione che farebbe ridere se non ci desse un indizio prezioso su un carattere quasi maniacale, inflessibile nelle sue convinzioni, tutte rigorosamente basate su una cultura diversa. Leonardo non è semplicemente un genio, è un diverso da tutti quelli della sua generazione. È apolide, cosmopolita, ateo, solitario. Lui, homo senza lettere, legge i libri scritti dagli uomini a complemento dell'unico libro che per lui conta, il libro della natura. Lì scopre un pensiero raffinatissimo, logico, matematico, che gli insegna la categoria dell'utile quando la natura assegna una posizione perfettamente sfasata alle foglie su un ramo per dare a tutte la possibilità di avere luce. Impara la categoria del bello nelle forme e nelle fattezze degli esseri che vivono la natura. E ancora, diverso dai suoi simili rinascimentali, dedica la stessa attenzione alla bruttezza. La natura non scarta nulla perché non le piace. La natura non ha morale, ha regole superiori a quelle degli uomini che stupidamente non si domandano il perché di una nuvola, di un mulinello, di un'illusione ottica come la prospettiva. Leonardo si mette ad assistere un centenario nel momento del trapasso, non per carità, ma per poterlo studiare appena cessate le funzioni vitali. Questo vecchio, di poche ore innanzi alla sua morte, mi disse lui passassi 100 anni, e che non sentiva alcun mancamento nella persona altro che debolezza. E così, standosi seduto sul letto nell'ospedale di Santa Maria Nova di Firenze, senza alcun movimento o accidente alcuno, passò di questa vita. Ed io ne feci anatomia per vedere la causa di sì dolce morte. E Leonardo sbaglia, e a volte si accorge di sbagliare. Dopo aver inseguito per una vita l'illusione del moto perpetuo, cioè dell'energia che si autogenera, ammette a se stesso l'errore.
perché questo intellettuale laico, così siderale rispetto al suo tempo, dà importanza solo alla verità che viene dalla conoscenza ed è disposto a fare figuracce, rischiando. Farà affreschi che si autodistruggeranno per spericolati impasti sperimentali. Progetterà anche cose ridicole che non funzioneranno mai. Commetterà errori enormi, come descrivere il cuore come uno strumento per riscaldare il corpo e non come una pompa. Proprio lui è eccelso maestro di idraulica e di anatomia. Molte delle macchine che sono attribuite a Leonardo semplicemente non sono le sue. Le copia, ma non per rubarle, per migliorarle. Usa la furbizia con gli uomini e l'intelligenza per sé. E quando vede gli assurdi tromboni del sapere pontificare, diventa gelido e sarcastico, addirittura sdegnato.